questo incontro tra amici e abbiamo deciso di farlo comunque così perché magari qualcuno si avvicina, arriva, ascolta almeno alcuni spezzoni con l'impianto. E, allora, pensavo questa mattina, mentre abbiamo incontrato i sindaci, e poi questa cosa non l'ho detta perché appunto non era importante, ma per noi è un motivo interessante oggi dedicare questa giornata intera, perché stamattina appunto eravamo con gli enti locali, oggi pomeriggio insomma diciamo più con il pubblico, al tema dello spreco, a partire anche dall'esperienza di Last Minute Market, perché in realtà la fiera della sostenibilità, adesso io non ricordo esattamente se è la prima o la seconda edizione della fiera, non ricordo nemmeno se c'eri tu o Andrea addirittura all'epoca, fece proprio un primo incontro per presentare l'esperienza del Last Minute Market quando era proprio agli albori, quindi se ne parlava appena, non ricordo nemmeno noi come ne eravamo venuti a conoscenza, e quindi ci fa molto piacere in realtà 7-8 anni dopo, appunto non ricordo se fosse proprio la primissima edizione o la seconda, ritornare su questa cosa e vedere che nel frattempo qualcosa comunque è successo, perché nel frattempo Last Minute Market è diventata un'esperienza, appunto ce lo raccontava stamattina Luca, magari oggi ci ritorniamo, che è arrivata alla dimensione europea, insomma ha prodotto tanto dal punto di vista degli obiettivi che si era data e che all'epoca era invece appunto ancora in una fase sperimentale, e si è fatto tanto, insomma qualcosa anche qui ce lo raccontava Cristina, e adesso oggi magari approfondiamo anche, si è fatto qualcosa anche sul territorio, appunto all'epoca la fiera ha sempre un po' questa funzione anche di cercare in giro buone pratiche, raccontarle e poi magari sperare che qualcuno raccolga lo stimolo e riproduca sul territorio buone prassi, e per questo in realtà abbiamo chiamato un'esperienza che ci è sembrata molto interessante anche con questo spirito appunto di scopiazzarla o comunque di replicarla sul territorio. E quindi appunto dicevo, ci fa piacere vedere che appunto qualcosa è successo, abbiamo raccontato un'esperienza, abbiamo raccolto uno stimolo, poi dopo qualche anno si è presentata l'occasione di costruire una campagna. Questa campagna ormai è qualcosa di più di una campagna, perché è diventata una rete di soggetti che continuano a operare su questo, e quindi diciamo questo incontro di oggi è anche un passaggio importante che poi cercheremo di raccogliere. E allora oggi faccio una doppia veste, nel senso che un po' coordino, ma in realtà faccio anche un piccolo intervento, perché quello che vogliamo fare oggi è fare un po' il punto di che cosa è stata la campagna Non Spreco fino ad oggi, e poi fare anche il passaggio e vedere che cosa, quali sono gli obiettivi che si dà invece da qui in avanti, anche con diciamo un piccolo passaggio di consegne formale, perché poi in realtà nella sostanza i soggetti che ci sono dietro sono in gran parte gli stessi. Allora, com'è nata la campagna Non Spreco? È nata dalla raccolta di suggestioni che arrivavano, in gran parte appunto anche per questo ricordo che veniva da quel convegno della fiera, ma anche perché appunto nel tempo eravamo, insomma, sentivamo un po' questa esigenza di intervenire su questo tema specifico. Attorno a questa idea appunto di lavorare sullo spreco, noi l'abbiamo chiamata campagna contro lo spreco per un uso sostenibile delle risorse, nel senso che il ragionamento che volevamo fare non era solo sul diciamo le eccedenze alimentari, la rimessa in circolo delle eccedenze alimentari, ma ragionare sullo spreco un po' più in generale. Infatti abbiamo dedicato azioni e attività anche sul tema dell'energia, dell'acqua, abbiamo lavorato anche su questi aspetti, e quindi diciamo c'era questa intenzione. Abbiamo alcuni dei soggetti, un primo nucleo insomma di associazioni che volevano lavorare su questa cosa, hanno lanciato uno stimolo. Per fortuna diciamo su questo territorio c'è già un'esperienza che funziona, consolidata di rapporti, e la fiera credo sia, abbia un ruolo su questo, di creare la rete, tenere insieme la rete, quindi creare rapporti tra associazioni anche che fanno cose diverse ma che poi su alcuni temi forti sanno fare rete e mettersi in sinergia. E lo dico perché non è scontato in generale, e non era scontato su questo territorio, non è stato scontato per tanti anni. Poi
insomma, su questo si è investito energie e credo che oggi in qualche modo ne raccogliamo i frutti. E quindi diciamo c'è stato questo lavoro di proposta di lavorare attorno a questo tema, e questa cosa è coincisa anche con l'opportunità di presentare un progetto per un bando emesso dal Centro Servizi Volontariato, che poi abbiamo avuto anche la fortuna o la bravura o un po' entrambe le cose di vincere, e questo ci ha permesso di fare un primo anno e mezzo di attività. Che cosa abbiamo fatto in questo anno e mezzo? Innanzitutto, quali erano gli obiettivi? Gli obiettivi erano, da una parte, muovere tutto quello che potevamo muovere dal punto di vista della sensibilizzazione, quindi dell'attenzione su questo tema, del coinvolgimento del territorio con varie formule. Uno dei sette, adesso io non entrerò ovviamente nei dettagli delle azioni, e magari su questo vi rimando al sito che è nonspreco.it, poi dopo prendete l'opuscolo e ci trovate tutti i riferimenti. E diciamo molte energie le abbiamo investite, se ne parlava stamattina, sulla formazione, sulle scuole. Siamo riusciti a coinvolgere, credo, adesso non ricordo i numeri precisi, ma una quarantina di classi elementari, medie, scusate, io le chiamo ancora come quando andavo a scuola io, non ho capito i nuovi nomi, ma comunque le elementari e le medie, un po' di tutto il territorio provinciale, in particolare di Fano, perché c'è stata un'attenzione forte, ce lo diceva stamattina anche l'assessore dei servizi educativi di Fano, però anche alcune classi di altri territori, che hanno lavorato un anno intero su questo tema, e ci hanno lavorato non come a volte succede nelle scuole, diciamo abbiamo aderito a questa cosa, gli abbiamo dedicato 2 o 3 lezioni, abbiamo fatto il lavoretto, ma ci hanno lavorato veramente durante tutto l'anno scolastico in maniera continuativa, tant'è vero che abbiamo fatto un evento conclusivo alla fine dell'anno scolastico che è stato un festival solo con i lavori dei ragazzi, che hanno portato canzoni, video, mostre, insomma abbiamo potuto vedere come il lavoro è stato reale. La cosa tra l'altro che abbiamo valutato molto positivamente è che questo festival, dove sono arrivati, immaginate appunto, una quarantina di classi, cosa vuol dire una ventina di alunni per classi con tutte le famiglie, era una cosa enorme, e appunto abbiamo valutato molto positivamente il fatto che ci fossero le famiglie, certo, per accompagnare i ragazzi, ma in realtà poi sono stati lì ad ascoltare e a sentire quello che i ragazzi avevano prodotto, e quindi speriamo che questo abbia fatto anche quel passaggio di cui stamattina parlavamo, di arrivare nelle case. Quello quindi è stato un'azione importante. L'altra azione è stata un po', diciamo, di comunicazione, di lavoro sul territorio con vari strumenti, da quelli informatici a quelli cartacei, insomma in tutte le situazioni che potevamo, anche partecipando a una serie di eventi. L'ultimo prima di questo, per esempio, al Paese dei Balocchi, che è un grosso evento di un quartiere di Fano che particolarmente dedicata ai bambini, che attira un pubblico enorme, per 2 anni consecutivi, sia la scorsa edizione che era interamente dedicata al tema dello spreco, dove Andrea Segre tra l'altro è stato nominato sindaco, perché lì ogni anno fanno il sindaco del Paese dei Balocchi, e quest'anno hanno voluto fare una coda con dei pezzi di eventi che abbiamo riportato noi come campagna, quindi questo solo per fare un esempio, successo poi man mano anche in altri contesti. Quindi abbiamo un po' l'impressione che dal punto di vista, certo c'è ancora tantissimo da fare, però diciamo questo lavoro di almeno sollevare il tema nei vari contesti lo abbiamo fatto anche con gli enti locali. Stamattina ne abbiamo un po' anche positivamente avuto riscontro, perché comunque un sabato mattina un convegno dedicato ai sindaci, io credo sia io mi occupo, lavoro con le amministrazioni sui temi ambientali, quindi mi capita spesso di convocare incontri come quello di stamattina sui vari temi, e di solito non funzionano mai perché i sindaci insomma hanno tanto da fare. Invece stamattina, dicevo prima, c'erano una dozzina, quindicina di amministrazioni diverse presenti, quindi questo forse è anche un po' il risultato del fatto che siamo riusciti a far un po' noi dal territorio, ma anche da livelli più alti si è percepito il fatto che è un tema sul quale anche le amministrazioni hanno un ruolo da giocare e vogliono giocarlo. E l'altra cosa che abbiamo iniziato a fare, ma l'abbiamo fatta un po' diciamo era nel nostro progetto, è nel nostro progetto, ma l'abbiamo fatta in maniera sperimentale, è stata proprio quello di lavorare sulle eccedenze, a partire da un'esperienza già esistente, che è quella dell'associazione Mille Voci, che già precedentemente alla campagna aveva iniziato. L'associazione Mille Voci, diciamo, è un'associazione che si occupa
è nata principalmente per fare corsi di italiano per gli stranieri, quindi ha gli immigrati sul territorio come utenti. Negli anni si è trovata a gestire situazioni come viviamo, insomma, anche noi italiani, questo avviene anche nelle comunità migranti, situazioni dove immigrati che tutto sommato erano ormai insediati, avevano il lavoro, eccetera, e quindi avevano magari più il problema dell'inserimento delle seconde generazioni, di imparare meglio l'italiano, eccetera, a situazioni dove appunto in realtà anche ormai stabilizzate ritornavano a diventare realtà con problemi sociali. E quindi hanno iniziato a dare risposta a questa esigenza creando i classici pacchi alimentari, quindi collaborando con varie organizzazioni, mettendo insieme i pacchi alimentari e rispondendo a un bisogno alimentare. A partire da questa esperienza abbiamo iniziato a è nata come esperienza, appunto, come può fare una piccola associazione, quindi in un garage di casa, a partire da donatori così con rapporti amicali, riceventi che sono appunto quegli utenti che tu conosci. Abbiamo iniziato a immaginare, a pensare come questa cosa si può evolvere in qualcosa di più strutturato, che ha un giro maggiore di donatori e può rivolgersi a un giro maggiore di utenti, ma che ha anche bisogno di una logistica, di una sovrastruttura, quindi di una piattaforma, di un luogo dove gestire la preparazione dei pacchi, dove raccogliere le donazioni, eccetera. E quello che siamo riusciti a fare in questo anno e mezzo è, oltre a sperimentare, quindi in qualche modo anche aumentare un po' il giro che già l'associazione faceva, è mettere a punto la logistica, perché ci siamo resi conto che era la cosa un po' più complessa. Quindi a oggi tutti quelli che erano un po' le necessità proprio strutturali per gestire questa cosa in maniera più solida sono state risolte. Adesso semplifico, comunque c'è un magazzino con una cella frigorifera, c'è un soggetto che ha i mezzi di trasporto che è disponibile a fare le consegne e i ritiri, c'è ovviamente, come poi ci diranno i nostri ospiti, Last Minute Market, che pur non essendo formalmente nella rete della campagna lo è a tutti gli effetti, perché abbiamo sempre condiviso tutti i passaggi, quindi un soggetto che può curare e mettere a punto tutti gli aspetti burocratici e formali. E quindi siamo arrivati a questo punto e abbiamo creato anche un po' di strumenti di comunicazione, il sito che comunque ha un bel numero di utenti, la pagina Facebook, quindi per dire anche strumenti di comunicazione di rete. Per cui siamo arrivati al punto in cui quella fase della campagna si è conclusa, perché appunto è finito il termine oggi, proprio finisce domani, finiscono le attività previste da quel progetto. Nel frattempo, siccome uno dei partner di quella rete era la Caritas diocesana attraverso l'associazione Giustizia e Pace, che appunto faceva parte della rete, ad un certo punto del percorso ci è stato proposto dalla Caritas di presentare un ulteriore progetto al bando relativo ai fondi dell'8 per 1000. Ovviamente noi questa cosa ci è sembrata positiva, perché finiva un finanziamento e potevamo cogliere l'occasione per proseguire l'attività, mantenendo sostanzialmente la stessa rete di partenariato e continuando un lavoro già fatto. Adesso su che cosa poi quel progetto prevede lascerò la parola al direttore della Caritas, però appunto per finire il racconto, quello che si prefigge come macro obiettivo questa seconda fase è proprio quello di ora che la logistica c'è, i problemi strutturali sono risolti, lavorare nello specifico sui donatori e sulla rete dei beneficiari, facendo anche una cosa in particolare di cui ci siamo resi conto nel corso del progetto, della gestione della campagna, che è quello di provare a mettere un po' a sistema quello che sul territorio succede, nel senso che ci siamo accorti che ci sono sovrapposizioni, donatori che sono interpellati, insomma potenziali donatori che sono interpellati da più soggetti, a volte non capiscono qual è la differenza, dove le destinazioni, ci sono situazioni anche legate ai beneficiari dove non si capisce bene chi va da una parte, chi va dall'altra.
quindi adesso diciamo la situazione della donazione delle eccedenze della raccolta e della redistribuzione è una situazione molto positiva, perché segnala un territorio che è pronto, diciamo, a impegnarsi su questo, anzi si sta già impegnando su questo. C'è una rete, ma il punto critico di questa rete è un po' la confusione e la disorganizzazione che regna. Quindi uno degli obiettivi che ci siamo dati è quello di mettere un po' tutto a sistema, quindi di unificare i database e unificare anche possibilmente la piattaforma logistica, proprio per motivi di gestionali, e anche di intervenire adesso non per burocratizzare le situazioni di donazione informale, cosa alla quale io sono assolutamente contrario, ma le situazioni che sono un po' a rischio, insomma, che non fanno da lasciare completamente scoperte dal punto di vista delle regole eccetera, magari riusciamo a intervenirci e a sistemarle in modo che appunto tutto fili liscio anche dal punto di vista della forma della struttura. Però ecco, su questo poi ci torneremo. Questo è un po' appunto un resoconto di quello che è stato fatto. La valutazione, a mio avviso, adesso non dovrei dirlo io che quella campagna l'ho coordinata, però è positiva, nel senso che appunto ha funzionato la rete, che ha tenuto nel tempo, cosa anche questa non banale, cioè le associazioni che hanno più o meno sottoscritto il patto all'inizio hanno seguito tutto il percorso e la rete è ancora esistente. Spesso questo non succede, una rete, magari un capofila è quello che tira, gli altri firmano delle carte e dicono vai avanti tu. Invece su questo progetto abbiamo visto che la rete ha tenuto, quindi questo è assolutamente positivo. I riscontri che abbiamo avuto, anche l'interesse per quel poco che i mezzi di informazione locale possono insomma fare da moltiplicatori, però insomma l'interesse dal punto di vista delle istituzioni, dei mezzi di informazione c'è stato, quindi immaginiamo anche un po' dal punto di vista dei cittadini, anche se lì insomma non si finisce mai, e quindi questo passaggio, questo salto di qualità, credo che i tempi siano realmente maturi per farlo adesso, e anzi su questo speriamo che poi la rete si possa allargare, che l'interesse sia sempre maggiore, che insomma questa campagna, questo progetto, non so più in realtà che cosa sia, insomma si possa consolidare. Detto questo, noi adesso io rilascerei la parola ai rappresentanti nazionali e locali del Last Minute Market, perché come dicevo sono stati un po' gli ispiratori di questa cosa che abbiamo messo in moto, appunto a partire già dalla fiera di tanti anni fa, e quindi anche per diciamo anche introdurre il tema, cioè qual è il problema anche dal punto di vista proprio del numerico, di che cosa stiamo parlando, quali sono le potenzialità, che cosa si muove anche a livello nazionale, insomma altre cose, altre esperienze che ci sono in giro. E poi darei appunto la parola dimenticavo una cosa importante, che il nostro ospite è al treno, quindi in realtà invertiamo le relazioni, ho dimenticato, tu mi devi richiamare all'ordine, quindi darei prima la parola a Federico, perché come dicevo oggi vorremmo lanciare un'altra provocazione, che secondo noi, anche se appunto lui stesso diceva ma come entro su questa discussione, però in realtà nelle riflessioni che abbiamo fatto con Luca preparando questo dibattito ci sembrava interessante lanciare uno stimolo e quindi raccogliere un'esperienza che pare non essere strettamente collegata al tema degli sprechi, ma che in realtà a nostro avviso lo è, e siccome è un'esperienza appunto abbastanza innovativa, io su questo non mi dilungo oltre e lascio la parola direttamente uno dei responsabili di questo progetto, che è Social Street, poi tu ce lo racconterai più nei dettagli. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, sì, effettivamente quando mi è arrivato l'invito di Michele ho pensato un po' come potevo inserirmi in questo diciamo così intervento. Effettivamente sì, Social Street non nasce con le finalità legate appunto allo spreco, però
è vero, alla fine poi ci arriviamo, ma perché arriviamo a questo discorso? Social Street nasce esattamente un anno fa a Bologna, per scherzo, era un gioco, era una sfida. Io abitavo a Bologna da circa 10 anni in centro e mi ero reso conto che dopo 3 anni, cioè prima abitavo fuori nella periferia e non avevo socializzato con nessuno, non conoscevo i miei vicini di casa, niente, facevo la mia vita nel modo più indifferente nei confronti di chi mi stava attorno, no? Andavo a lavorare, uscivo la mattina, tornavo la sera, facevo la mia vita, niente. Questo mi ha sempre pesato, perché io vivevo in un piccolo paese dove bene o male conoscevo un po' tutti, insomma mi sentivo parte di qualcosa, del territorio dove vivevo. Nella città, questo, quando mi sono trasferito in città, questo era completamente cancellato. Mi sono trasferito quindi nel centro, ho detto magari c'è un ambiente un po' diverso. Stesso discorso, dopo 2 anni non conoscevo neanche chi abitava nel mio palazzo, nessuno. Allora ho fatto un tentativo, quando poi mi è nato un bimbo, questa cosa mi è pesata ancora di più, non lo vedevo giocare sempre da solo, la mia famiglia è lontana, la famiglia di mia moglie anche. Allora ho detto, è possibile che in questa strada magari ci siano altre famiglie, altri bambini con cui far giocare mio figlio, no? Quindi come abbattere questo muro dell'indifferenza, di indifferenza, no? Conoscere chi ti sta accanto? Non volevo creare nuove app, che ce ne sono già 3.000, nuovi siti, piattaforme, così ho detto, vabbè, facciamo un tentativo, apriamo, utilizziamo quello che la tecnologia mette a disposizione. Ho aperto un gruppo chiuso di Facebook, l'ho chiamato Residenti della mia strada, e ho cominciato a stampare dei volantini, li ho messi lungo la strada, così. Il volantino non dicevo niente, dicevo semplicemente che volevo entrare in contatto con chi abitava accanto a me per condividere, per scambiarsi necessità, esperienze, quindi non c'era un obiettivo, essenzialmente era una richiesta di socialità, solo questo era. Pensavo che chiaramente la diffidenza fosse molta e quindi non mi aspettavo, dicevo con mia moglie, magari se abbiamo 10-15 persone nel gruppo è già tanto, insomma conosco 10 vicini di casa, sarei già contento. Adesso che sono qua dopo un anno vi dico che nel gruppo ci sono 1.000 persone, considerando che nella mia strada di 500 metri ci sono 1.500 residenti, quindi tutti praticamente. Questa esperienza si è moltiplicata a macchia d'olio, perché ora ci sono 330 social street nel mondo, 280 in Italia, 40 all'estero, 30 in Portogallo, 10 in Brasile e Nuova Zelanda anche, e più di 25.000 persone che ne fanno parte. Quindi, perché è successo tutto questo? Probabilmente il desiderio di socialità era innato nelle persone, sicuramente è innato. Ho soltanto acceso una miccia. Quindi che cosa avviene in questi gruppi chiusi? Mi ha meravigliato, perché anch'io lo scopro tutti i giorni, perché questi gruppi si autoalimentano. Il primo punto importante è costruire un rapporto di fiducia con chi ti sta accanto. Questa è la base di tutto, perché poi... anche come dice lo slogan che abbiamo coniato, è dal virtuale al reale al virtuoso, sono i tre passaggi fondamentali. Vi racconto questa piccola storia che è balzata, che magari vi sembrerà banale, però grazie a questa storia è arrivato il TG1, il TG2 e tutti i telegiornali nazionali a raccontarla. È una banalità, però spiega come siamo diventati in questi anni, no? Anche le banalità fanno notizia. Una persona in questo gruppo, un ragazzo, un lavoratore che era appena entrato in questo gruppo, scrive una sera alle 8, mi si è rotta la lavatrice, domani ho un colloquio di lavoro importante, sapete se c'è una lavanderia a gettoni qua vicino, no? Perché non sapeva cosa fare. Abito al numero 64 di questa strada. Una ragazza dice, anch'io abito al 64, probabilmente sto al tuo piano di sopra. Se hai bisogno, vieni da me e fai la lavatrice in casa mia. Su questa storia, così, che è una banalità, è arrivato il TG1, fa l'intervista a questa ragazza, che è la protagonista di questa storia, e gli chiede perché ha fatto questo. Questo ha detto, perché è un mio vicino di casa. Sì, ma lei non lo conosce. Va bene, però... Quindi che cosa ha avuto in cambio? Niente. Ecco, questa cosa, il niente...
cioè in teoria è il niente, perché noi siamo abituati, siamo in una società in cui se uno fa qualcosa deve avere qualcosa in cambio, cioè c'è sempre questo meccanismo, c'è sempre la fregatura da qualche parte, quindi le persone sono diventate sempre più diffidenti, più anche quando uno ti saluta per strada la prima cosa che dice è, cioè hai questa reazione, no, di un po' perché mi saluta, cioè cosa vuole, no? Ecco, Social Street vuole andare, vuole rompere un po', vuole creare questo senso di comunità nella strada, un po' rilassare un po' i toni, anche il fatto di chiedere, di condividere, che sia una cosa normale, anche nell'ottica del non spreco, perché quotidianamente questo avviene. Adesso, prima di fare qualsiasi cosa, le persone utilizzano questo gruppo, studenti che arrivano in città a Bologna e magari, che so, devono mettere una mensola. La cosa normale è, uno cosa fa? Vabbè, non ho un trapano, vado al supermercato, mi compro il trapano, faccio due buchi nel muro e questo trapano lo metto nel cassetto, non lo userò mai più. Quindi spendi dei soldi per nulla. Le persone prima di far questo dicono, va bene, ciao, sono al 25, avrei bisogno di un trapano per fare due buchi nel muro, c'è qualcuno che può prestarmelo un minuto? Di solito le risposte vanno oltre il prestare, questo che mi ha colpito. Mi dicono, guarda, non solo te lo presto, vengo io, facendo due chiacchiere, abito accanto a casa tua, non ti conosco, e poi scopro che questa persona magari in cambio ha avuto una bottiglia di vino, ma non perché si muova sul meccanismo del ut des, semplicemente perché è un mio vicino di casa, posso fare qualcosa che non mi costa niente e lo faccio. Questo in teoria non genera economia nel senso fisico del termine, però in realtà ne crea un'economia di ritorno ben più alta, perché questo serve per creare relazioni, fiducia fra le persone, e quindi è un continuo di questi esempi, persone che devono per esempio liberare delle cantine, no? Allora la prima cosa che fanno è creare un albo su Facebook e dicono, ci sono queste cose che regalo, perché tanto dovrei organizzare o chiamare il servizio dei rifiuti che vengono a portarmeli, quindi un post su Facebook e dopo 5 minuti hai la cantina svuotata perché magari i tuoi vicini ne hanno approfittato per prenderle, o se devi dar via un frigorifero perché lo cambio, invece che metterlo su eBay e quindi ti devi organizzare, devi prendere carte di credito, organizzati col corriere, quindi generare un sacco di liberare un sacco di energia, un post nel gruppo, e ti accorgi che il tuo vicino che lo stava andando a comprare, in realtà quella accanto a casa tua te lo può dare. Ma anche per esempio per quanto riguarda la parte alimentare, un sacco di persone adesso, pur non essendo strutturato come piattaforma, perché Facebook funziona magari per queste, ci sono piattaforme che funzionano molto meglio per queste cose, però quando le persone magari vanno in vacanza e magari ti trovi nel frigo cose che stai per buttare via, che cosa fanno? Fanno una fotografia delle cose, guarda, ho 5 kg di pomodoro che mi hanno portato la mia famiglia dalla campagna, non li uso, mi stanno andando a male, e le persone si ritrovano. Queste sono occasioni per socializzare, per conoscersi sulla base del territorio. Questo è importante, perché l'ho chiamato Social Street, perché è importante il micro, il piccolo, cioè fare in modo che tutti questi comportamenti virtuosi non siano poi l'obiettivo ma una conseguenza delle relazioni, così come per esempio creare delle librerie virtuali, no? Molte persone creano all'interno di questi gruppi, dicono io abito all'85 e ho questi libri, io sto al 47 e ho questi altri, quindi si creano delle librerie condivise sulla base della strada, e quindi le persone si organizzano per fare addirittura gruppi di lettura alternandole magari nei vari cortili delle case, no? Quindi sono tutte queste piccole esperienze che non costano assolutamente niente, anche tutto quello che viene fatto in questi gruppi è tutto a costo zero, nel Social Street non è un'entità giuridica, è solo cittadinanza attiva che si auto-organizza, non girano fondi, soldi, perché insomma l'obiettivo rimane la socialità, quindi tutto quello che può essere fatto è a costo zero, liberando le risorse della strada. E sulla base appunto di questi principi, queste esperienze si stanno replicando a macchia d'olio, perché è molto semplice, non richiede molto impegno, soltanto la buona volontà delle persone che abitano nella strada, e per ora devo dire che insomma a distanza di un anno non mi sarei mai immaginato tutto questo, insomma, poi, più o meno questo, insomma, poi se avete poi delle domande vi dico di più. Sì,
Sì, su questo io direi, se ci sono delle domande, delle curiosità, magari le facciamo anche subito, adesso senza poi dilungarci, però magari se qualcuno ha, proprio per il motivo che poi Federico alle 6:15 bisogna che parte perché ha il treno per rientrare, quindi se magari adesso facciamo un altro intervento, nel frattempo se maturano delle domande a Federico gliele facciamo subito. E mentre ci pensate lascerei la parola a Luca, anche perché disordinati come al solito gli lasciamo il ruolo di introdurre il tema, quindi siamo già intervenuti in due, quindi adesso introduciamo il tema del... Sì. Cioè è importante questo perché l'obiettivo appunto è soltanto, come dice lo slogan, dal virtuale al reale, perché molte persone utilizzano sempre questi mezzi, le piattaforme e fanno tutto online. L'obiettivo è quello di portare le persone in strada a riparlarsi, a conoscersi, no? Quindi per questo che è importante che siano le persone che abitano, che sia facile facilmente mettersi in contatto, ecco. Sì, per ogni strada, strade piccole di 4-5, beh non tutto, anche a Milano, anche a Roma, magari strade che sono 3 chilometri, magari si dividono da certi numeri civici a certi numeri civici. Poi adesso, mano a mano, quando varie strade iniziano a crescere, adesso stanno nascendo anche in quartieri, però prima partono dal piccolo, è importante creare una rete partendo da piccoli numeri, 10, 20, 30, così, e poi arrivano anche 400-500 persone, ma... Per questo è che sono gruppi chiusi, quando tu richiedi di entrare non entri in automatico, in privato ti viene chiesto dove stai, magari per questione di privacy, dopodiché viene accettato e rimani nel gruppo. Sì, assolutamente. Ora infatti parlavo del discorso dello spreco, ma stanno nascendo anche forme di gestione di beni comuni, per esempio, anche qui. Esatto, a Roma, vicino a San Pietro, c'è il quartiere Fornace, per esempio, sono stato proprio la settimana scorsa da loro e loro hanno fatto questo, ma non solo, anche a Bologna, no? Ci sono delle strade dove ci sono degli sparti traffico nel mezzo incolti, questi sparti traffico si stanno diventando dei punti di ritrovo dove organizzano dei pranzi, per esempio. Esatto. Infatti, sì, esatto, viene fatto, cercano di fare anche, si auto-organizzano per gestire queste cose, tenendo sempre ben presente che non è che questi sostituiscono l'amministrazione, ci vorrebbe un minimo di collaborazione, tant'è vero che il Comune di Bologna, per esempio, sta cambiando alcuni regolamenti, perché finora o sei associazione, un ente giuridico, altrimenti anche prendere in gestione queste cose è impossibile. Il Comune di Bologna a febbraio ha approvato un primo regolamento che disciplina la cittadinanza attiva, adesso anche le singole persone con codice fiscale normale possono stipulare dei patti di collaborazione col Comune e quindi se ci sono dei gruppi di cittadini più attivi possono gestire direttamente, per esempio in alcuni social street ci sono dei parchi un po' abbandonati, lasciati un po' al degrado sociale, allora vogliono riappropriarsi, ci organizzano feste di compleanno per bambini, picnic, insomma, e quindi... Anche questo, sì. Esattamente, alcuni social street, per esempio, perché i gruppi di acquisti solidali sono un po' complicati da organizzare, quindi si appoggiano ad altre realtà che sono già più strutturate, però essendo un gruppo piuttosto, diciamo, con una rete di contatti piuttosto ampia, in alcuni social street, per esempio il mercoledì mattina mercoledì sera in via Saragozza, si organizzano un punto di raccolta e sanno che a quell'ora fanno la consegna perché non ci sono, magari ci sono difficoltà per stoccare tutte le merci, no, quando arrivano, allora si sono organizzati per avere dei punti di raccolta, un punto preciso, una persona si fa carico di questo e distribuisce a sua volta nella strada, per esempio, sì. Ok, dicevo, facciamo inquadrare il tema a Luca, cioè che cosa in realtà quando parliamo di spreco, adesso io molte cose le ho date per scontato ovviamente prima nell'intervento, ma che cosa intendiamo, e anche fare raccontare un po', perché appunto anche questa noi dopo qualche anno la diamo per scontata, ma magari non lo è per tutto, che cosa fa Last Minute Market, qual è l'esperienza di Last Minute Market. Ciao a tutti, sono Luca e diciamo
che mi occupo di spreco alimentare dalla fine degli anni 90, quando ancora parlare di spreco alimentare sembrava essere un po' controcorrente, visto considerato che ancora di crisi non solo non se ne parlava, ma non si aveva neanche l'idea di che potesse da lì a qualche anno succedere tutto quello che è successo. E abbiamo iniziato a occuparci di spreco alimentare semplicemente perché a un certo punto, durante un seminario all'università, un responsabile del reparto ortofrutta di un ipermercato di Bologna, venendo a raccontare quella che è la sua esperienza di direttore di quel reparto, ci disse che capitava ogni tanto che non riuscivano a vendere tutto. E da quel capitava ogni tanto ci siamo iniziati a chiedere, prima di tutto ogni tanto quanto capita, e poi che cosa succede alla merce che non vendete. Alla fine ci invitò nel retro di questo ipermercato e ci trovammo di fronte a un bidone della spazzatura pieno di frutta e verdura che all'occhio ci sembrava ancora piuttosto commestibile. E allora la prima domanda che ci siamo fatti è: da quanti giorni è che, fate conto, era metà mattina, da quanti giorni è che è lì quella merce? Lui ci guarda: giorni, è lì da 2 ore, cioè abbiamo liberato l'area vendita e abbiamo messo le cose nuove, abbiamo buttato via tutto quello che a nostro avviso era meglio non far trovare ai nostri clienti. Quindi non parlava più già di non parlava di merce danneggiata, merce avariata, parlava semplicemente di prodotti che preferivano non far trovare ai propri clienti. E da lì abbiamo iniziato a lavorare sull'idea di che cosa era lo spreco. A distanza di 15-16 anni vi posso affermare che a livello mondiale non esiste una definizione di spreco alimentare, tant'è vero che siamo all'interno di un progetto europeo, dove il primo obiettivo di questo progetto europeo, sono coinvolti inglesi, olandesi, svedesi, francesi, tedeschi, austriaci, chi più ne ha più ne metta, il primo obiettivo è proprio, su richiesta della Commissione europea, di definire che cos'è lo spreco alimentare. E non è facile. Sembra una banalità, ma in realtà ci sono tante particolarità che lo rendono veramente molto complesso, perché quando dobbiamo definire un fenomeno dobbiamo iniziarlo a pensare in tutte le sue variabili, e quindi bisogna pensare nella variabile di spreco alimentare nei campi, bisogna pensare alla variabile di spreco alimentare nell'industria, di spreco alimentare nella distribuzione, perché no nella ristorazione, perché no all'interno delle nostre case. E quindi è una situazione abbastanza complessa, tant'è vero che ancora non ne siamo usciti fuori, dopo quasi un anno di lavoro. A breve probabilmente uscirà un rapporto su questo. È stato più semplice, da un certo punto di vista, anche se il definire il fenomeno sicuramente potrebbe aiutare, però è stato più semplice definire quelle che sono le cause dello spreco. E qui insieme a voi mi voglio divertire un attimo a snocciolare un po' quelle che sono le cause principali, perché, come vedremo probabilmente adesso, il minimo comune denominatore è sempre il rapporto che il consumatore ha nei confronti del cibo. La prima causa che noi abbiamo messo in fila nell'elenco che abbiamo fatto è il fatto che molto spesso noi consumatori non diamo più valore al cibo. Avrei voluto farvi vedere, ma visto che non si riesce a vedere visivamente, proprio un filmato di 1 minuto e 20 secondi, però ve lo racconto velocemente. Lo potete scaricare su internet, su YouTube. Il titolo è Food Waste uguale Money Waste. E che cosa si vede? Si vede una cucina di un ristorante dove ci sono dei cuochi che sono intenti a preparare da mangiare.
però a differenza di quello che potremmo vedere in uno di qualsiasi ristoranti qui intorno, ma non solo, anziché utilizzare materie prime vegetali o carne o eccetera eccetera eccetera, affettano del denaro. Lo affettano, poi vedi che un po' ne rimane nel tavolo, poi lo friggono, poi lo saltano in padella, eccetera, 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 poi impiattano questo denaro in un piatto pronto per essere portato sul tavolo dei commensali, il cameriere prende due piatti, esce fuori dalla cucina e come per magia quel denaro diventa cibo. Arriva nel tavolo dei commensali, loro iniziano a mangiare e lasciano lì qualcosa, le guarnizioni del piatto, poi quello che magari non gli piace, quello che magari è troppo, e come quel cibo ritorna, quegli avanzi, scusatemi, ritornano in cucina, si ritrasformano come per magia in denaro. E lì si vede il cuoco che li prende, li svuota nel bidone della spazzatura interno alla cucina, e poi dopo un po' quello stesso cuoco prende quel bidone della spazzatura pieno di soldi e lo butta al di fuori del ristorante nel bidone, quello pubblico. E poi alla fine c'è la definizione, cioè ritorna il titolo, food waste uguale money waste. Quello che domando spesso io è: se anziché portarci al ristorante un piatto di cibo ci portassero un piatto di denaro, io immagino che troveremmo qualsiasi forma di pertugio nei pantaloni, nelle scarpe, nei vestiti per portare via fino all'ultimo centesimo. Nel caso del cibo invece, magari quando andiamo a mangiare la pizza non mangiamo la crosta, magari quando andiamo a un matrimonio mangiamo tutti gli antipasti, mangiamo qualche primo, poi magari quando arriviamo ai contorni alla carne lasciamo lì perché non ce la facciamo più, e così via. Se fosse però denaro, ribadisco, sicuramente troveremmo qualsiasi forma di pertugio dove infilarci anche l'ultimo centesimo. E questo ci mette in evidenza che cosa? Che molto probabilmente non diamo più quel valore che dovrebbe avere il cibo, e quindi ci permettiamo di lasciarlo nel piatto. E questa è una delle tante cause che porta allo spreco di cibo. Un'altra grande causa, a nostro avviso, è legato al sistema con cui viene gestito il cibo, cioè a chi gestisce il cibo. Faccio un piccolo ragionamento su questo. Che interesse avrebbe una multinazionale, che può essere una multinazionale della distribuzione, piuttosto che una multinazionale che produce del cibo, a insegnare a noi consumatori a non sprecare del cibo quando arriviamo a casa? Se ce lo insegnassero, che cosa succederebbe? Succederebbe che noi ne compreremmo di meno, oppure in cambio del cibo che buttiamo via non ne compreremmo dell'altro se ci insegnassero a non gettarlo via. E quindi una multinazionale del commercio piuttosto che della produzione non ha assolutamente alcun tipo di interesse a insegnare a noi consumatori a non sprecare, perché sennò si vedrebbe ridurre i propri margini, i propri utili e i propri fatturati. Su questo ragioniamoci un attimo. Tutti quanti noi, come dicevo questa mattina, mangiamo 3 volte al giorno. Tutti quanti noi, tutti i giorni o quasi, o almeno una volta a settimana, andiamo a comprare del cibo. Quindi il giro d'affari intorno al cibo è un qualcosa di abnorme, sicuramente molto più grande rispetto a quello che possiamo credere. Quindi il fatto che noi sprechiamo corrisponde ad una fetta molto importante dei loro fatturati. Da un rapporto dell'Unione Europea emerge che il 42% del cibo che viene sprecato dal campo fino ad arrivare alla tavola si spreca all'interno delle nostre mura domestiche. Io potrei chiedere a voi chi di voi spreca del cibo. Probabilmente quasi tutti o molti di voi magari mi rispondono: no, io sono molto attento, non spreco assolutamente niente. Vi racconto questo, aneddoto che mi è capitato di
di leggere più che altro, andando a leggere degli articoli di psicologi americani, al che lì ho pensato, beh, sicuramente io in casa mia ho una telecamera che vede tutto quello che faccio, perché leggendo quegli articoli, cioè, mi stupivo come stessero descrivendo quello che io puntualmente faccio tutte le sere, o quasi. Allora, tutti quanti noi la sera magari ci mettiamo lì, mangiamo, prepariamo, poi mangiamo e poi magari non riusciamo a finire tutto quello che abbiamo preparato, perché ne abbiamo preparato un po' di troppo, perché per tanti motivi. E cosa facciamo? La cosa che sicuramente non facciamo è quella di buttarla via direttamente, perché insomma 30 secondi prima la mangiavo quell'insalata, 30 secondi prima lo mangiavo quel piatto di pasta, perché lo devo buttare via? È buono. Cosa faccio? Prendo il mio Tupperware, ce lo metto dentro e lo infilo in frigorifero, oppure se non ho il Tupperware prendo la pellicola, avvolgo il piatto e lo metto in frigorifero, oppure se non ho neanche la pellicola, come mi insegna la nonna, piatto su piatto e lo metto in frigorifero. Poi la sera dopo vado a fare l'aperitivo con gli amici, non mangio. La sera dopo ancora mangio a casa, ma però quello che avevo preparato due giorni prima non mi va e non lo mangio. La sera dopo ancora vado a cena degli amici, quindi non lo mangio. Poi dopo 3-4 giorni cosa succede? Succede che apro quel piatto, dico mamma mia, magari è buonissimo, però ma il colore è cambiato, ma l'odore secondo me è cambiato, lo butto via. Cosa ci raccontano gli psicologi americani? Che nel momento in cui ho appena finito di mangiare, mi mancano le ragioni per buttare via quella cosa. Come vi dicevo io prima, 30 secondi prima lo mangiavo, perché lo devo buttare via? Non ho il motivo per buttarlo via. Dopo 4-5 giorni sono maturate nella mia psiche le ragioni per buttarlo via. Non sto parlando di cibo scaduto, sto parlando di cibo che io ho preparato in casa mia con molta cura, con molta sapienza, e poi non l'ho finito e l'ho lasciato nel frigorifero, perfettamente conservato, alla temperatura ideale. Solamente che dopo 4-5 giorni, ribadisco, sono maturate nella mia psiche le ragioni per buttarlo via. Butto via del cibo, quindi perché mi mancano un po' quelle competenze, quella consapevolezza, ma poi butto via del cibo perché me lo posso permettere, perché posso comprarlo, perché posso accedere a quel cibo in modo molto semplice. Guardiamoci qua intorno, bar, ristoranti, oggi in questi giorni bancarelle dove posso comprare il cibo. Andiamo a chiedere il prezzo. Il prezzo del cibo è veramente molto basso, tant'è vero che quanto spendiamo del nostro reddito mediamente in Italia per acquistare il cibo? Dal 18 al 20%, solo dal 18 al 20% del nostro reddito va per acquistare il cibo, l'80% del nostro reddito per tutte le altre spese, quindi veramente spendiamo relativamente poco per il cibo. Ma perché soprattutto il cibo costa veramente poco. E quindi, un po' perché ci inducono, un po' perché ci mancano le consapevolezze, un po' perché c'è della disinformazione, adesso qualcuno ha detto, beh, se il cibo è scaduto è meglio non rischiare. Qual è la prima azione che facciamo quando andiamo a comprare il cibo? La prima azione che facciamo è la data di scadenza. Ma abbiamo mai fatto lo sforzo di leggere che cosa c'è scritto sopra a quella data? In qualche prodotto c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro il, in qualcun altro c'è scritto da consumare, scade il. Non è la stessa cosa. In alcuni prodotti, il pesce, il latte, la carne, c'è scritto scade il. E la legge stabilisce pure qual è la durata, la vita di quel prodotto. Per il latte sono 7 giorni, per la carne 5, per il pesce 5. Passata la data di scadenza è caldamente consigliato non consumare quel prodotto.
però nella stragrande maggioranza dei prodotti noi abbiamo una data, una preferenza di consumo. Ma sappiamo che cosa vuol dire quella preferenza di consumo? Quella preferenza di consumo chi è che la stabilisce? Non la stabilisce la legge, la stabilisce l'azienda che produce quel cibo. E che cosa dice quella data? Quella data semplicemente ci dice una cosa molto semplice, che l'impresa che ha prodotto quel bene ci garantisce fino a quel giorno che quel prodotto manterrà le stesse caratteristiche che aveva nel momento in cui l'ha impacchettato. Non ci dice che è passata quella data, quel prodotto diventa dannoso per la nostra salute. Ci dice semplicemente che quel biscotto, passata quella data, non crocchierà più come appena confezionato. Ci dice semplicemente che quello yogurt, passata quella data, non avrà più quei 10 miliardi di lattobacilli che aveva appena confezionato, ma ce ne avrà dopo due giorni 9 miliardi 900 mila, dopo una settimana 8 miliardi e così via. Non ci dice che è diventato tossico. Quindi superata la preferenza di consumo, dopo qualche giorno e per alcuni prodotti anche dopo qualche settimana, quel cibo è ancora perfettamente consumabile. Ciò che manca a quel cibo qual è? La nostra capacità di sapergli dare valore, cioè di sapere che cos'è quel cibo che mangiamo. Raccontavo questa mattina due banalità che ormai Cristina avrà, queste cose che usciranno da tutte le parti. Noi non sappiamo che cosa mangiamo, ma quando dico non sappiamo che cosa mangiamo non sto dicendo che non conosciamo che cos'è l'acido ascorbico, non conosciamo che cos'è il colorante E229, semplicemente sto dicendo che non sappiamo che cos'è una fragola, che cos'è un finocchio, o come spesso faccio quando vado in giro per le scuole, i nostri bimbi non sanno qual è la differenza, se c'è una differenza, che c'è tra un pollo, un gallo e una gallina. Quando mangiamo una fragola siamo così convinti di mangiare un frutto? No, quando mangiamo una fragola mangiamo un pezzo del fiore. I frutti della fragola sono quei semini, che noi chiamiamo semini verdi, che sono sopra a quella parte rossa. Ma potrei continuare all'infinito, che cosa mangiamo quando mangiamo una patata? E così via. Forse magari per la patata è più semplice, ce l'abbiamo più orecchiato. E tutto ciò fa sì che non diamo valore al cibo, facciamo sì che attraverso questa azione di non dare valore lo sprechiamo, oppure addirittura non lo compriamo e quindi facciamo sì che qualcun altro lo butti via per noi. Mi avvio alle conclusioni raccontando quest'altra piccola cosa. Magari qualcuno di noi ci dice che non butta via del cibo perché magari quel piatto che ha messo nel frigorifero a tutti i costi lo consuma. Però vi chiedo di fare un attimo mente locale. Pensiamo di andare a un supermercato. Pensiamo di trovarci di fronte allo scaffale del tonno perché abbiamo bisogno di comprare del tonno. Davanti ai nostri occhi abbiamo una confezione di tre di tonno che ha il cartone strappato. Invito chiunque di voi a dirmi che non è vero, che istintivamente, non dico che lo facciamo in molti casi consapevolmente, non allunghiamo la mano e prendiamo la confezione di tre di tonno che è dietro, che ha il cartone perfettamente integro. Io credo che tutti quanti noi, oppure magari anche la confezione di 6 di acqua dove qualcuno si è divertito a infilare il dito nella plastica, noi automaticamente allunghiamo la mano e prendiamo la confezione di 6 di acqua dietro. Ma cos'è la prima cosa che facciamo quando arriviamo a casa con la confezione di 6 di acqua o con la confezione di 3 di tonno? La sbagliamo, la prima cosa che facciamo. Chi è che di voi che mangia cartone plastica qua? Nessuno di noi, eppure non la compriamo. Ma sapete cosa succede con la confezione di 6 di acqua dove qualcuno si è divertito a infilarci il dito, o con la confezione di 3 di tonno col cartone strappato? Quando chiude la saracinesca viene portata nel retro e viene buttata nel bidone della spazzatura. Non sto raccontando fantasie, è quello che succede, non dico tutti i giorni, ma quasi in tutti i supermercati d'Italia e del mondo.
perché a loro costa molto di più toglierla dall'inventario come confezione da tre, rimetterla sull'inventario come confezioni singole. Poi fateci caso, le confezioni vendute sfuse di tonno hanno dimensioni diverse rispetto a quelle vendute in confezioni multiple, e quindi non saprebbero neanche come venderla e dove metterla. Gli costa meno buttarla via. Parlo sempre di supermercati. Faccio un passo a monte. Lo sapete quanto cibo, quante tonnellate, quanti milioni di tonnellate di frutta e verdura rimangono non raccolti nei nostri campi ogni anno? Mediamente, da 1,5 milioni di tonnellate a 2 milioni di tonnellate. Di frutta e verdura circa il 2-2,5%, quindi dal punto di vista percentuale non è tanto, è anche abbastanza fisiologico, qualcuno potrebbe dire. Ma lo sapete quanto sono 1,5 milioni di tonnellate di frutta e verdura? Una bella montagna. Fate conto, una fila di tir che va da Verona fino a Roma, andata e ritorno, piena di frutta e verdura, che anziché andare a finire nelle nostre case rimane a marcire nei campi. Ma lo sapete perché rimane a marcire nei campi? Perché spesso e volentieri l'agricoltore non conviene raccogliere quel prodotto, perché i soli costi della raccolta, non sto parlando di tutto il costo di produzione, il solo costo della raccolta in alcuni casi è più alto rispetto a quello che gli viene pagato. Oppure in molti altri casi, e quest'estate ne è un emblema, che cosa succede? Succede che grandine, pioggia, rovinano il prodotto. E quindi noi consumatori non vogliamo acquistare la mela baccata. E quindi, visto e considerato che noi consumatori non la acquistiamo, l'agricoltore non la raccoglie neanche. E nei campi rimane una quantità di cibo che più o meno è circa un 10-15 volte superiore rispetto a quello che rimane invenduto nei supermercati. Quindi un passo successivo che potremmo fare è proprio quello che tu dicevi oggi, nell'andare a cercare i donatori e magari interpellare anche gli agricoltori che ci sono qua intorno a Fano, perché non è così scontato che riescano a piazzare sul mercato tutto quello che producono. E vi racconto quest'ultima cosa e poi passo la parola. Per raccogliere il cibo che rimane non raccolto nei campi, per bypassare tutti i problemi normativi, legislativi, in alcune zone dove l'abbiamo fatto, dove lo stiamo facendo, abbiamo dovuto ricorrere a dei regolamenti di polizia rurale. Io non sapevo neanche che esistesse la polizia rurale, oggi in realtà non esiste, ma alla fine dell'Ottocento ancora esisteva. Quindi abbiamo dovuto tirare fuori dai cassetti delle amministrazioni comunali dei regolamenti di polizia rurale, dove era previsto nei regolamenti l'azione della spigolatura, cioè raccogliere quello che l'agricoltore lasciava nel campo. In questo modo si bypassano tutti i problemi di normativa fiscale, di normativa sul lavoro, di lavoro in nero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi spesso e volentieri non bisogna inventare assolutamente niente, come è last minute market. Bisogna semplicemente tirare fuori quei saperi che già ci sono e semplicemente che ci siamo scordati. Grazie. Grazie Luca. E adesso, per ritornare appunto sul nostro territorio, Luca appunto collabora con Last Minute Market a livello nazionale, mentre sul territorio, sulla provincia di Pesaro, chi la rappresenta, chi in qualche modo ne porta avanti le istanze è Cristina Pala, a cui adesso io cedo la parola, anche per capire appunto che cosa è successo accanto insieme anche alla campagna che vi ho raccontato prima, rispetto appunto all'implementazione delle azioni di Last Minute Market sul nostro territorio.
Allora, adesso vi racconto brevemente che cosa abbiamo fatto con il progetto Last Minute Market, anche in collaborazione con Non Spreco, cioè creando la nostra rete, e come funziona la Spinout Market. E poi dopo invece mi ricollegherò a due cose molto importanti che sono state dette sia da Federico che da Luca. Da Federico è l'economia di relazione, quella di cui parlava prima, e con Luca rispetto al valore che si dà al cibo e come queste cose in realtà possono tradursi in azioni concrete, in fatti reali, attraverso delle azioni semplicissime. Poi dopo ve le spiego. Allora, la provincia di Pesarobino insieme ad ASET e a Marche Multiservizi ha promosso dal 2012 questo progetto di recupero delle eccedenze alimentari in tutta la nostra provincia. Un progetto sperimentale durato 2 anni, con 2 anni di fase sperimentale, che fino ad ora ha recuperato oltre 53 tonnellate di cibo, che per un valore di oltre 210.000 euro. Che sono state donate da 13, diciamo, donatori, supermercati grandi, piccoli, piuttosto che altre catene di distribuzione, anche sono stati donati mobili, libri, tante cose, e che sono state donate a altrettanti beneficiari, quindi associazioni, onlus, case famiglia, piuttosto che comunità di tossicodipendenti, Caritas e quant'altro. Attraverso questo scambio che si è stato fra qualcosa che non era più possibile vendere, qualcosa che sarebbe comunque diventato un rifiuto, sono state aiutate giornalmente circa 200 persone, cioè siamo riusciti a dare 3 pasti a 200 persone da 2 anni. E questo progetto è in continua evoluzione, ci sono tante cose da fare ancora che, grazie anche alla rete che si è instaurata con Non Spreco, con Michele e le loro associazioni, cercheremo appunto di far sì che dopo aver creato questo nocciolo, diciamo, duro di donazioni che ha fatto partire il progetto, si potranno ulteriormente estendere sia le donazioni che i riceventi e si potrà creare una rete di scambio importantissima, perché già anche all'interno del nostro progetto c'è questa situazione di scambiarsi le cose, cioè che se ad un'associazione arriva un qualche cosa che, non so, come ho detto questa mattina, cioè se all'associazione, alla casa famiglia che accoglie bimbi in condizioni di disagio, arrivano cose non adatte ai bimbi, mentre invece alla comunità di tossicodipendenti arrivano cose per bambini, perché quando vengono fatte le donazioni viene donato tutto, cioè tutto quello che si ha da donare, quindi dalle cose, dai biscotti piuttosto che alla pastina, eccetera. Sì, e abbiamo fatto in modo che si creasse uno scambio, che potessero passarsi fra di loro questi prodotti, proprio per non sprecare nulla, ma soprattutto per aiutarsi di più. La cosa che bisogna fare adesso, come diceva Michele, che faremo con la seconda fase del progetto, adesso che è diventato, diciamo, esecutivo a tutti gli effetti, è quelli di estendere la rete, di far entrare nel circuito diciamo regolamentato da Last Minute Market tutti i vari soggetti che magari anche a titolo diverso già fanno piccole donazioni. Perché? Perché il Last Minute Market consente di fare tutto secondo la normativa e quindi di garantire sia il donatore che il ricevente, cioè che vengano seguite tutte le regole giuste. E questo è un grande vantaggio, perché garantisce sia chi dona, perché molto spesso c'è reticenza a donare perché dicono: oh Madonna, ma io come faccio se vi do questo, poi dopo magari non lo mangiano, magari lo mangiano che è già scaduto, eccetera. Oppure i riceventi dicono: ma la roba che ci danno è buona, cioè tutte queste cose qua. E Last Minute Market consente di mettere a regime questo sistema, di farlo diventare un sistema sano sia per chi dona che per chi riceve. E abbiamo lavorato con loro per promuovere l'educazione, la sensibilizzazione. Cercheremo sempre più, anche noi abbiamo la nostra pagina Facebook creata questi giorni, che diventerà ufficiale proprio dal 1 di ottobre, che si chiama Basta Sprechi, perché il progetto si chiama Basta Sprechi, dove potrete trovare tutto quello che è collegato a questo mondo, compreso la relazione, la rete con Non Spreco. E un'altra cosa molto importante che è successa in questi anni
è stata quella appunto di verificare nel concreto che un'economia di relazione è possibile. Che cos'è l'economia di relazione? È quell'economia di cui parlava prima Federico, cioè dove c'è uno scambio senza denaro, perché quello che si scambia è la relazione. Cioè io ho il trapano, ti vengo a fare i buchi, te hai una bottiglia di vino, mi dai una bottiglia di vino, oppure tu sei, fai l'imbianchino, mi vieni a pitturare una parete, oppure mia moglie cucina bene, ti quella è l'economia di relazione, cioè dove si instaura un rapporto di fiducia e di scambio, ognuno con le proprie potenzialità. Questo rapporto in realtà, ed è una delle cose più belle nella mia esperienza qui locale della Swinburne Market, e si instaura anche fra donatori e riceventi della grande distribuzione e le associazioni che ricevono questi beni. Perché? Perché quando si instaura il progetto, che quindi viene definito che quella tal associazione va in quel tal, io parlo sempre di supermercati, ma in realtà ci sono realtà molteplici, ma per comodità vi nomino supermercato. Quando quella tal associazione va nel tal supermercato, tutti gli operatori del supermercato sono già stati formati, sensibilizzati e partecipano molto, molto, molto attivamente, perché tutti sono contenti con un pezzettino del loro lavoro, con un pezzettino del loro tempo, di poter aiutare qualcuno. Gli operatori della comunità, dell'associazione, della casa famiglia sono contentissimi di andare lì, perché possono ricevere cose che altrimenti non potrebbero permettersi, perché possono integrare la dieta dei loro assistiti, perché possono fargli avere veramente qualcosa anche che non hanno mai avuto. Un esempio classico che mi è successo veramente è che un ragazzo quarantenne di una comunità di tossicodipendenti mi ha detto: Cristina, io sono felicissimo che ci siate voi, perché io per la prima volta nella mia vita ho mangiato uno yomo, e io non l'avevo mai comprato, la mia famiglia è una famiglia povera, io lo yomo non l'avevo mai mangiato, e per me lo yomo era lo yogurt dei ricchi. E lui a 40 anni per la prima volta ha mangiato lo yomo. E quindi quelli delle comunità, delle associazioni sono contentissimi di andare. Quando si instaura questo rapporto regolare, in realtà si crea un vero e proprio legame, un vero e proprio rapporto che fa sì che loro si possano veramente aiutare reciprocamente. Perché poi nella realtà concreta che cosa succede? Succede che se l'associazione ha bisogno dello zucchero e in quei giorni comunque nelle donazioni lo zucchero non c'è, uno scatolone di zucchero di solito poi arriva. Se il supermercato ha bisogno di talvolta anche di piccole cose, il supermercato anche solo per fare il volantinaggio glielo fa l'associazione. Quindi si crea veramente una vera e propria economia di relazione. E la stessa cosa molto importante è che si recupera moltissimo il valore del cibo, perché le persone che ricevono i prodotti di La Swinburne Market o comunque i prodotti che vengono recuperati a 360 gradi in realtà danno un altissimo valore al cibo, quello che noi non diamo più, perché per loro quel cibo è fondamentale, perché sono in un momento di disagio, perché non se lo possono permettere, perché hanno perso il lavoro, perché sono senza casa, perché non hanno un posto dove andare, e anche solo avere un pasto o avere un qualcosa di più di buono da mangiare per loro è una grandissima cosa, è importantissima, perché non solo gli ridà la speranza di poter avere una vita migliore, gli ricrea il desiderio di qualcosa di buono, e soprattutto sempre da testimonianze che io ho raccolto da questi operatori, da questi soggetti, soprattutto gli fa sentire che non sono soli, cioè che c'è una comunità intorno a loro che in qualche modo gli fa arrivare un qualche cosa di positivo. E il cibo, in questo senso, è un grande veicolo, perché è un elemento essenziale non solo della nostra sopravvivenza, ma anche della nostra gratificazione, diciamo. Noi perché diamo spesso, come diceva Luca, poco valore al cibo? Perché ce ne possiamo permettere tanto, di tanto tipo, e perché siamo abituati a seguire qualsiasi voglia ci venga in qualsiasi momento,
chi questa cosa non la può fare, vi assicuro che tutto quello che a noi sembra scontato per loro non lo è. E quindi recuperare e ridare valore al cibo per loro e avere cose buone per loro è un modo anche per ridare valore alla loro vita, anche se di solito quando lo prendono questo cibo in realtà per loro è un momento di difficoltà, però questo cibo diventa anche una grande speranza. Questa è stata la nostra esperienza, molto bella, positiva. Cercheremo di fare sempre più e di coinvolgere sempre più anche le persone, perché un'altra esperienza bella e positiva che vi voglio passare è che è fondamentale il coinvolgimento anche dei cittadini, perché è un esempio, una cosa che ho raccontato questa mattina, cioè io sono stata contattata da una signora che non conoscevo, che però aveva letto un articolo sul giornale, quindi mi ha cercata su Facebook. Adesso voi potrete guardare Basta Sprechi, che c'ha la pagina sua, e mi ha chiesto di potermi parlare perché vicino a casa sua c'era un piccolo supermercato che secondo lei sprecava tantissimo, e a lei dispiaceva tanto vedere questa cosa, cioè, ma perché sprecano così tanto? E si potrebbe benissimo recuperare quello che loro buttano via. Allora io gli ho dato il mio numero di telefono, lei mi ha chiamato, ci siamo parlate, io sono andata in questo supermercato. Adesso questo supermercato è in corso di attivazione, tra pochi giorni comincerà a fare le donazioni alla Caritas, che utilizzerà insomma questi prodotti per poter aiutare più persone di quelle che di solito aiuta. Quindi anche il coinvolgimento, la sensibilità dei cittadini, di noi tutti, di voi tutti, è fondamentale, perché a volte veramente, come diceva Federico, basta poco, basta comunicare un'esigenza o comunicare un qualche cosa che si è visto, che si sa, perché poi dopo mettere in moto le cose e far sì che questi fatti diventino fatti concreti è molto più semplice di quanto noi in realtà possiamo immaginarci. Grazie anche a Cristina. Adesso darei la parola per l'ultimo intervento ad Angelo Farnetti, che è direttore della Caritas diocesana, che in qualche modo ci dirà che cosa prevede questo nuovo progetto, come lo porteremo avanti. Inizia sostanzialmente in questo momento, si chiude uno e si apre l'altro, quindi oggi con questo incontro inizia anche, oltre a concludersi, la campagna Non Spreco 1, insomma si apre la seconda fase. E stavo ragionando anche su questo aspetto, non so se Angelo l'avrebbe detta. Dicevamo prima come un po' questa cosa sul nostro territorio è nata con la fiera della sostenibilità tanti anni fa, ed è interessante vedere come questa edizione della fiera sia la prima formalmente organizzata dalla cooperativa sociale Gerico, che quando facemmo la fiera tanti anni fa era una cooperativa che si occupava di altre cose, nel frattempo ha aperto l'emporio dell'altra economia, ha iniziato a occuparsi appunto di queste tematiche. E oggi che Gerico è gestore di questa edizione della fiera, e anche, come credo Angelo ci dirà, soggetto attuatore per conto della Caritas della seconda fase della campagna. Quindi insomma sono un po', è un po' anche questo il risultato di tanti anni di costruzione di reti e di cercare di fare sistema e di utilizzare le risorse in campo. Grazie Michele. Parecchie cose sono già state dette da quelli che mi hanno preceduto, per cui non voglio abusare del vostro tempo, anche perché ormai sono 2 ore che siete seduti qui. La Caritas, contrariamente a quello che si crede, non è prevalentemente un organismo assistenziale. Caritas è un organismo pastorale che ha prevalentemente il compito e la finalità di una finalità pedagogica, di educare le persone, sensibilizzare le persone, animare le comunità affinché si facciano carico anche dei poveri e promuovano i poveri a essere autonomi. E quindi non è il nostro scopo principale quello certamente di dare dei pacchi cibo, anche se in realtà le nostre 35 Caritas parrocchiali che sono distribuite fra Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola riescono a dare quotidianamente questo pacco cibo, che per noi è un gancio, per le persone è un aiuto, ma per noi è un gancio
per instaurare un rapporto che possa poi continuare con un ascolto dei loro bisogni più profondi e accompagnare il tutto verso sempre una maggiore autonomia e dignità e speranza per il futuro. Ecco, di fronte a questo fatto però l'educazione, la finalità pedagogica si fa con le parole, ma si fa anche e soprattutto con i fatti, e uno dei fatti principali appunto è quello di venire incontro ai bisogni delle persone che in questo periodo di crisi occupazionale ed economica sono anche quelli dei beni primari. Ecco, allora queste considerazioni unite al fatto appunto di educare le persone ad una maggiore sobrietà e stili di vita compatibili e sostenibili con un benessere sociale, ci siamo rivolti alla Caritas italiana per avere dei fondi nell'ambito dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica per avviare questo progetto che abbiamo chiamato meno scarti, più cibo e più lavoro. Ecco, negli osservatori della Caritas quotidianamente vediamo passare quasi in un anno 2300 persone. Sono persone che rappresentano famiglie, quindi dietro queste persone ci sono almeno 7000 cittadini su 140000 della nostra diocesi, e sono solo una parte di quelli che sono veramente nella povertà estrema e che riusciamo a intercettare, perché non tutti scelgono questo canale di aiuto, di richiesta di aiuto. Ecco, queste persone vivono in situazioni tragiche, mentre ci sono persone che invece vivono nello spreco e nell'ingiustizia, eccetera. Adesso, senza scendere in tanti numeri, però davvero volevo evidenziare questo, che a fronte di una popolazione mondiale che siamo attorno ai 7 miliardi si produce cibo per 12 miliardi. Nonostante questo cibo per 12 miliardi, 842 milioni di persone soffrono ancora la fame. Ecco, questo a livello mondiale, questo lo possiamo mettere anche a livello europeo, in cui si sprecano 89 milioni di tonnellate di cibo ogni giorno, e questo cibo, come diceva Luca prima, per il 42% è sprecato nelle nostre famiglie, ma per un 60% è sprecato in tutti quegli altri anelli della distribuzione che abbiamo visto. Ma questo cibo sprecato non solo è uno spreco, va a contaminare le falde, va a contaminare l'ambiente, quindi diventa un rifiuto che poi deve essere biodegradato e deve essere smaltito correttamente, spesso non è neanche biodegradabile. E quindi proprio questi sprechi da una parte e la fame dall'altra ci parlano di questa follia del nostro sistema economico, che oltre a creare grosse ingiustizie e creare la morte, genera, devasta l'ambiente. Quindi proprio il Papa Francesco ci dice proprio che questo scandalo della fame ci spinge anche in occasione del prossimo Expo del 2015 a mettere al centro del nostro impegno quello di dare un cibo per tutti, una sola famiglia umana, cibo per tutti, è compito anche nostro. Ecco, da una parte per dare da mangiare il cibo per tutti, dall'altra parte per salvaguardare anche il creato. Ecco, allora di fronte a questa situazione che osserviamo quotidianamente, di fronte al fatto che la comunità europea ha scelto di togliere parte degli aiuti che dava in generi alimentari alla GEA, che li distribuiva poi al Banco Alimentare e ad altre iniziative che a livello locale, essenzialmente il Banco Alimentare, e per il 50% grosso modo, per altro 30-40% viene raccolto con quelle raccolte annuali che stanno diventate biennali,
e attraverso anche la raccolta presso la grande distribuzione, il Banco Alimentare fornisce qui a livello locale un centinaio di persone, di organizzazioni che distribuiscono poi agli utenti finali questi. Ecco, allora la Comunità Europea ha scelto di investire in queste, nelle eccedenze alimentari, nella distribuzione delle eccedenze alimentari, meno fondi rispetto al passato, e quindi quest'anno c'è stata una minore distribuzione, tant'è che ultimamente praticamente danno solo pasta e poco altro, mentre in passato c'era formaggio, c'era olio, c'erano altri generi alimentari che venivano utilizzati dalle nostre mense. Per cui, per esempio, qui a livello locale, con opera segno fondamentale della Caritas, è l'Associazione dei Volontariato San Paterniano che gestisce la mensa dell'Opera Padre Pio, quotidianamente si servono un centinaio di cibi, di pasti, quindi circa 40.000 all'anno. Qui avevamo il presidente che se n'è andato da poco tempo, ed è in forte difficoltà, proprio perché appunto il Banco Alimentare non fornisce più la stessa quantità di cibo. Ecco, allora abbiamo cominciato a razionalizzare un po', oltre ad alcune convenzioni con l'Ipercoop nel progetto Brutti ma Buoni, oppure con l'Iperdiverso, oppure con altre associazioni. Ecco, e ultimamente siamo passati da quello che era una raccolta di cibo sostanzialmente che è possibile mantenere senza frigorifero, non i prodotti freschi, anche ai prodotti freschi, raccogliendo per esempio la prima iniziativa che abbiamo fatto è andare presso le grosse aziende come la Saipem, che ha dato la gestione della mensa alla Sodexo, e con questa è stata fatta una convenzione per raccogliere il lunedì, il mercoledì e il venerdì le eccedenze di 1.000 pasti grosso modo al giorno che la Saipem consuma, e tra questi 1.000 pasti c'è sempre un 30-40 pasti che vengono buttati nella spazzatura e vanno a costituire i rifiuti. Ecco, oltre, quindi, di fronte a questo fatto, di fronte a queste carenze, questo progetto che è stato appena approvato e che comincerà appunto, come diceva Michele, da domani, per proprio portare avanti quello che è stato già avviato con il progetto Non Spreco del Centro Servizi Volontariato, e verrà portato avanti appunto con la gestione della cooperativa sociale Gerico di Fano e con la collaborazione anche del Banco Alimentare di Pesaro, di Mille Voci, dell'Ecofatto, dell'Associazione San Paterniano. Ci auguriamo anche del Last Minute Market come sostenitore di questo progetto, perché ci proponiamo appunto di fare campagne periodiche, oltre che di sensibilizzazione, ma anche di raccolta presso le aziende alimentari, i supermercati, le mense aziendali e scolastiche, gli agricoltori, i panifici, le pasticcerie, le pizzerie, e di razionalizzare un pochettino e coordinare questi aiuti in modo tale che vengano distribuiti sia in modo igienico sia anche in modo rispondente ai bisogni delle persone che hanno necessità e che vogliono entrare a fare parte di questa rete. Ecco, per la raccolta lo stoccaggio e la distribuzione ci si avvarrà sempre dei volontari. Caritas ne ha oltre 200 sul territorio, e ci si avvarrà anche della collaborazione di persone disoccupate, dando loro appunto borse lavoro che quindi permettano di fare un'azione doppiamente buona, perché si dà lavoro a persone disoccupate e allo stesso tempo si fornisce il cibo a persone che non ne hanno. E si cercherà anche di coinvolgere gli utenti finali, che potrebbero così avere riconosciuta una maggiore dignità
che gli è stata tolta quando gli è stato tolto il lavoro. E poi c'era appunto questo valore aggiunto di costruire una rete che coinvolga le comunità, di creare relazioni con gli utenti, di osservare da vicino questo fenomeno e promuovere soprattutto l'educazione nelle scuole, continuare quella che è stata avviata a forme di consumo responsabile che riescano a prevenire gli sprechi, adottare stili di vita capaci di individuare nella sobrietà non solo un atteggiamento evangelico ma proprio anche una risposta alla crisi che stiamo vivendo. Disponibile per ogni approfondimento, vi ringrazio dell'attenzione. Allora, ringraziamo tutti i relatori. Io non voglio castrare il dibattito, ma vi invito a fare una cosa: se ci sono domande o volontà di approfondimento, lo facciamo in maniera più formale, visto che siamo rimasti in pochi, ci togliamo di mezzo gli strumenti tecnologici, tanto noi siamo qua, quindi magari ci fermiamo, i relatori si fermano, quindi possiamo continuare la cosa in maniera più informale e tranquilla, così noi possiamo intanto allestire per il prossimo passaggio. Vi volevo solo dire che appunto il prossimo passaggio è 19:45, abbiamo una rassegna del Festival Corto e Mangiato, quindi chi volesse tornare poi può vedere un po' di questi cortometraggi molto carini sul tema del cibo, anche qui. E raccolgo un piccolo accenno che faceva Farniti prima quando parlava della campagna sul diritto al cibo. Domani pomeriggio saremo qua proprio a presentare questa campagna, quindi avete visto come quest'anno abbiamo scelto il tema del cibo giusto declinato in vari modi, il non sprecare il cibo, e quindi il cibo giusto e il cibo che non si spreca era uno dei modi, il cibo biologico di qualità che era un altro, e quindi anche con la rassegna Corto Mangiato che si occupa di biologico è un altro tema, e domani affronteremo anche il terzo filone, che è appunto quello del cibo garantito come diritto a tutti i popoli del mondo, quindi affronteremo proprio questo aspetto della relazione rapporti nord-sud, ineguaglianze, ingiustizie e diritto al cibo per i popoli che vivono nei paesi del sud. E con questo vi saluto, vi ringrazio anche perché avete resistito nonostante i 15 gradi che sono in queste due ore, sono scesi circa 15 gradi, quindi complimenti e buona prosecuzione della fiera, grazie ancora.